Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Clamoroso. Arrivata la sentenza del Tribunale di Milano sui debiti di Zhang, che vede direttamente coinvolto il club nero-azzurro, il cui destino è legato a doppio filo con quello dell'ex presidente. Guardate il video per intero per scoprire tutti i dettagli, ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Steven Zhang, ex presidente dell'Inter, era sotto accusa per un debito colossale di 320 milioni di euro. Dopo un lungo iter processuale, il Tribunale di Milano ha assolto Zhang, liberando anche l'Inter da un gravoso debito. Questo verdetto non solo ha salvato la reputazione di Zhang, ma anche le finanze del club da un disastro imminente. Tutto ebbe inizio con un prestito mai ripagato di 320 milioni di euro contratto da Zhang con la China Construction Bank. Il Tribunale di Hong Kong aveva emesso una sentenza sfavorevole nel 2022, innescando un'escalation legale e finanziaria. La pressione sulla famiglia Zhang è stata immensa. La minaccia di dover risarcire un debito così enorme era concreta e avrebbe potuto mettere a rischio altri beni della famiglia, incluso il loro controllo sull'Inter. Il club nerazzurro era sull'orlo del panico. Se Zhang fosse stato riconosciuto colpevole, l'Inter avrebbe dovuto pagare un cospicuo stipendio arretrato, stimato oltre i 5,6 milioni di euro, mettendo a dura prova le sue finanze. Molti si sono chiesti come un debito così ingente fosse stato possibile senza ripercussioni immediate. Una lezione sulla gestione del rischio e sull'importanza di solide basi finanziarie si profila all'orizzonte. Grazie alla sentenza favorevole, l'Inter ha evitato pagamenti che avrebbero totalizzato oltre 5 milioni di euro solo di stipendi arretrati. Un risparmio che consente al club di pianificare il futuro con maggiore serenità. Il pubblico nerazzurro ha accolto la notizia con entusiasmo e sollievo. La paura di perdere risorse finanziarie cruciali avrebbe potuto compromettere i loro sogni di gloria sportiva. Tutto il resto del pubblico solleva dubbi ed interrogativi su questa situazione. Gli avvocati di Zhang hanno dimostrato abilità straordinarie, ribaltando le sorti di un caso apparentemente senza speranza. Questo caso giudiziario entra a pieno titolo nei libri di diritto sportivo ed economico. Cosa ne pensate? Ci interessa la vostra opinione. Fatevi sentire nei commenti.